53. Nella primavera del 1348, Merthyn si svegliò come da un incubo di cui non riusciva a ricordare nulla. Si sentiva debole e spaventato. Aprì gli occhi in una stanza illuminata dalle strisce di sole che filtravano attraverso le imposte accostate. Vide un soffitto alto, pareti bianche, mattonelle rosse. L'aria era tiepida. Lentamente riprese il contatto con la realtà. Era in camera sua. Nella sua casa di Firenze. Era stato malato. La malattia fu la prima cosa che ricordò. Era iniziata con uno sfogo sulla pelle, macchie di un rosso violaceo sul petto, poi sulle braccia, quindi ovunque. Poco dopo gli era apparso un doloroso bubbone sotto una ascella. Aveva la febbre, sudava inzuppando le lenzuola e attorcigliandole nel suo incessante tormento. Vomitava e tossiva sangue. Aveva creduto di morire. E la cosa peggiore era una sete tremenda e inestinguibile che gli aveva fatto desiderare di gettarsi nell'Arno a bocca aperta. Non era l'unico a soffrire. Migliaia di italiani si erano ammalati di quella pestilenza, decine di migliaia. La metà degli operai che lavoravano nei suoi cantieri era deceduta, così come la maggior parte dei servi della casa. Quasi tutti quelli che venivano contagiati morivano entro 5 giorni. La chiamavano la Grande Moria, ma lui era vivo. Aveva la precisa e acuta sensazione di aver preso un'importantissima decisione durante la malattia, ma non se la ricordava. Si concentrò per un attimo. Più ci pensava, più il ricordo gli sfuggiva, fino a quando svanì. Si sedette nel suo letto. Si sentiva fiacco e gli girava la testa. Indossava una camicia di lino immacolata e si chiese chi gliel'avesse messa. Dopo un attimo si alzò in piedi. Abitava in una casa di 4 piani con un cortile. L'aveva progettata e costruita di persona 7 anni prima, con la facciata dritta invece dei tradizionali piani sporgenti e caratteristiche architettoniche quali finestre con arcate a tutto sesto e colonne in stile classico. I vicini lo definivano un palazzetto e da allora parecchi ricchi mercanti fiorentini gli avevano chiesto di costruire dei palazzetti per loro e così era iniziata la sua carriera. Firenze era un libero comune, senza re o duchi che comandassero, dominato da un gruppo ristretto di litigiose famiglie mercantili. La popolazione della città comprendeva migliaia di tessitori, ma erano i mercanti ad accumulare i grandi patrimoni e li spendevano per costruire dimore superbe, il che rendeva Firenze il luogo ideale per un giovane architetto ambizioso e di talento. Raggiunse la porta e chiamò sua moglie. «Silvia, dove sei?» Dopo 9 anni gli veniva spontaneo parlare toscano. Poi ricordò. Anche Silvia si era ammalata e anche la loro figlia, che aveva 3 anni. Si chiamava Laura, ma avevano adottato tutti il suo modo infantile di storpiare il nome, Lolla. Una paura atroce gli attanagliò il cuore. Silvia era viva e Lolla. La casa era silenziosa e anche la città si rese improvvisamente conto. L'inclinazione dei raggi solari gli disse che era mattina inoltrata. Avrebbe dovuto sentire le grida dei venditori ambulanti
lo scalpiccio dei cavalli e il frastuono dei carri di legno, oltre al ronzio in sottofondo di migliaia di voci e di conversazioni. E invece tutto taceva. Salì le scale. Era talmente debole che lo sforzo lo lasciò senza fiato. Aprì la porta della stanza di Lolla. Sembrava deserta. Sudò freddo per il terrore. C'erano il lettino di Lolla, una piccola cassapanca in cui erano riposti i suoi vestiti, una cesta di giocattoli, un tavolo in miniatura con due minuscole sedie. Poi udì un rumore. Era Lolla, seduta per terra in un angolo. Indossava un vestitino pulito e giocava con un piccolo cavallo di legno dalle zampe snodate. Dal sollievo, Murthin si lasciò sfuggire un grido strozzato. Oh! Lei lo sentì e alzò lo sguardo. «Papà!» salutò semplicemente. Murthin la prese in braccio e la strinse forte. Oh, «Sei viva!» disse in inglese. Dalla stanza accanto giunse un rumore. Poi comparve Maria. Era la nutrice di Lolla, una donna sui 50 anni con i capelli grigi. «Signore!» gridò. «Vi siete alzato! State meglio!» «Dov'è la tua padrona?» chiese lui. Maria cambiò espressione. «Mi dispiace tanto, signore», mormorò. «La padrona è morta». «Mamma più!» disse Lolla. Quella notizia lasciò Murthin sgomento e senza fiato, quasi avesse ricevuto un pugno allo stomaco. Sconvolto, porse Lolla a Maria. Muovendosi lentamente con cautela, si voltò e uscì dalla stanza. Poi scese le scale fino al piano nobile, riservato alle stanze di rappresentanza. Fissò il lungo tavolo, le sedie, i tappeti sul pavimento e i quadri alle pareti. Gli sembrava la casa di qualcun altro. Si fermò di fronte a un dipinto della Vergine Maria insieme alla madre. I pittori italiani erano superiori agli inglesi e a tutti gli altri, e quell'artista aveva ritratto Sant'Anna con il volto di Silvia. Era una bellezza orgogliosa, con una pelle perfetta, dalla tonalità olivastra e lineamenti aristocratici, ma il pittore aveva intuito la passione sensuale che bruciava nascosta in quegli altezzosi occhi scuri. Era difficile farsi una ragione che Silvia non esisteva più. Pensò al suo corpo snello e ricordò come ogni volta lui rimanesse incantato di fronte al suo seno perfetto. Quel corpo, con il quale aveva conosciuto una completa intimità, adesso era sepolto da qualche parte. A quel pensiero, a Murthin vennero le lacrime agli occhi e iniziò a singhiozzare oppresso dal dolore. Dov'era la sua tomba? Si chiese disperato. Ricordò che a Firenze non si celebravano più funerali. La gente aveva il terrore di uscire di casa. Si limitava a metter fuori i cadaveri e a lasciarli in strada. I ladri, i mendicanti e gli ubriaconi di Firenze svolgevano una nuova professione. Erano diventati becchini e si facevano pagare cifre spropositate per portar via i morti e seppellirli nelle fosse comuni. Forse Murthin non avrebbe mai trovato la tomba di Silvia. Erano sposati da 4 anni. Osservandola ritratta nel quadro, abbigliata con la classica veste rossa di Sant'Anna, Murthin si chiese, in un attimo di dolorosa sincerità, se l'avesse davvero amata. Le aveva voluto molto bene, ma non era stata una passione ardente. Silvia aveva uno spirito indipendente e la lingua arguta, e nonostante le ricchezze del padre, Murthin era stato l'unico uomo di Firenze
che avesse avuto il coraggio di corteggiarla. In cambio, lei gli aveva riservato una devozione assoluta. Ma aveva anche valutato con molta perspicacia la qualità del suo amore. «A cosa pensi?» gli chiedeva ogni tanto. E lui sobbalzava sentendosi in colpa, perché stava ricordando Kingsbridge. Ben presto la domanda era diventata: «A chi stai pensando?» Lui non aveva mai pronunciato il nome di Caris, ma Silvia commentava: «Deve essere una donna, si capisce dalla tua espressione». E alla fine lei aveva cominciato a parlare della tua ragazza inglese. Diceva: «Stai di nuovo pensando alla tua ragazza inglese». E aveva sempre ragione, ma non sembrava farne un dramma. Merthin le era fedele e adorava Lolla. Dopo un po' Maria gli portò una scodella di zuppa e del pane. «Che giorno è?» le chiese. «Martedì». «Per quanti giorni sono stato malato?» 2 settimane. Siete stato gravissimo». Merthin si chiese come avesse fatto a sopravvivere. Alcuni non soccombevano alla malattia, come se avessero una protezione naturale, ma quasi tutti quelli che la prendevano morivano. Comunque, i pochi che guarivano erano doppiamente fortunati, perché nessuno veniva contagiato una seconda volta. Dopo aver mangiato, Merthin si sentì più in forze. Si rese conto che doveva ricostruire la sua vita. Sospettava di aver già preso la stessa decisione mentre era malato. Ma di nuovo si ritrovò a inseguire un filo di ricordi che continuava a sfuggirgli. Il suo primo compito era scoprire chi restava della sua famiglia. Portò i piatti in cucina, dove Maria stava dando a Lolla pane inzuppato nel latte di capra. Le domandò: «E i genitori di Silvia sono ancora vivi?» «Non lo so», rispose lei. «Non ho notizie. Esco soltanto per comprare da mangiare». «Sarà meglio che vada a vedere». Si vestì e scese. Al pian terreno c'era la sua bottega e il cortile sul retro serviva da magazzino per la pietra e il legno. Non c'era nessuno al lavoro, né dentro né fuori. Uscì di casa. Gli edifici del quartiere erano quasi tutti di pietra e alcuni erano davvero maestosi. A Kingsbridge non c'erano case in grado di reggere al paragone. L'uomo più ricco di Kingsbridge, Edmund il lanaiolo, viveva in una casa di legno. Lì a Firenze soltanto i poveri avevano abitazioni del genere. La strada era deserta. Non l'aveva mai vista così, neanche nel cuore della notte. L'effetto era soprannaturale. Si chiese quanta gente fosse morta. 1/3 della popolazione, la metà. E i loro spettri ancora si aggiravano nei vicoli e negli angoli oscuri, osservando con invidia i fortunati sopravvissuti. La casa dei Cristi era nella via accanto. Il suocero di Merthin, Alessandro Cristi, era stato il suo primo e migliore amico a Firenze. Compagno di scuola di Bonaventura Caroli, Alessandro aveva affidato a Merthin il suo primo lavoro: la costruzione di un semplice magazzino. Era il nonno di Lolla. La porta del palazzetto di Alessandro era chiusa a chiave. Era una cosa insolita. Merthin bussò e attese. Alla fine venne ad aprire Elisabetta, la lavandaia, una donna piccola e rotondetta. Lo fissò sconvolta. «Siete vivo!» esclamò. «Salve, Betta», le disse. «Sono felice che anche tu lo sia». La donna si voltò e gridò rivolta all'interno della casa:
È lord inglese. Merthyn aveva spiegato alla servitù che lui non era un lord, ma non gli avevano creduto. Entrò e chiese: Alessandro. Elisabetta scosse la testa e scoppiò in lacrime. E la tua padrona? Sono morti tutti e due. Dall'ingresso una scalinata conduceva al piano superiore. Merthyn salì lentamente, sorpreso di sentirsi ancora così debole. Nella sala si sedette per riprender fiato. Alessandro era ricco e la stanza esibiva una profusione di tappeti, decori, quadri, soprammobili preziosi e libri. «Chi altro c'è?» chiese ad Elisabetta. «Soltanto Lena e i bambini». Lena era una schiava asiatica, un caso non comune, ma niente affatto unico nelle ricche famiglie fiorentine. Aveva avuto due figli da Alessandro, un maschietto e una femminuccia, che lui trattava esattamente come i suoi legittimi rampolli. Anzi, Silvia aveva commentato in tono acido che stravedeva per loro, come non aveva mai fatto per lei e suo fratello. Era una situazione che i sofisticati fiorentini consideravano eccentrica più che scandalosa. «E il signor Gianni?» domandò Merthyn. Gianni era il fratello di Silvia. «È morto, e anche sua moglie. Il piccolino è qui con me. Oh, santo Dio!» Betta chiese esitante: «E la vostra famiglia, signore?» «Mia moglie è morta». «Mi dispiace tanto, signore». «Ma Lolla è viva». «Oh, grazie a Dio». «Maria si occupa di lei». «Maria è una brava donna. Volete qualcosa da bere?» Merthyn annuì e la domestica si allontanò. Arrivarono i figli di Lena, un bambino di 7 anni con gli occhi scuri che assomigliava ad Alessandro e una bella bimba di 4 anni con il taglio d'occhi della madre. Poi entrò Lena, una donna attraente, poco più che 20enne, con la pelle dorata e gli zigomi alti. Gli portò un calice d'argento pieno di vino rosso toscano e un vassoio di mandorle e olive. «Verrete a vivere qui, signore?» gli chiese. La domanda stupì Merthyn. «Non credo». «Perché?» «Questa casa vi appartiene adesso». Con un gesto indicò i beni della famiglia Christie. «È tutto vostro». Merthyn si rese conto che era vero. Era l'unico parente adulto di Alessandro Christie che fosse sopravvissuto. Ciò lo rendeva l'erede, nonché il tutore di 3 bambini, oltre a Lolla. «Tutto», ripeté Lena, rivolgendogli un'occhiata esplicita. Merthyn incontrò il suo sguardo diretto e comprese che gli stava offrendo se stessa. Considerò quella prospettiva. Il palazzo era splendido. Per i figli di Lena, quella era la loro casa, e anche per Lolla era un luogo molto familiare, così come per il piccolino di Gianni. I bambini sarebbero stati felici lì. E lui aveva ereditato abbastanza da poter vivere di rendita per il resto dei suoi giorni. Lena era una donna intelligente ed esperta, e Merthyn immaginava benissimo quanto sarebbe stato piacevole entrare con lei in un rapporto più intimo. Lena gli lesse nel pensiero, gli prese una mano e se la portò al petto. Attraverso il leggero abito di lana, lui sentì il seno morbido e tiepido. Ma non era quello che Merthyn voleva. Si portò alle labbra la mano di Lena e la baciò. «Non ti preoccupare», le disse. «Provvederò io a te e ai tuoi figli». «Grazie, signore», rispose lei. Sembrava delusa e qualcosa nel suo sguardo fece capire a Merthyn che non si era offerta solamente per calcolo.
aveva sinceramente sperato che lui potesse rivelarsi qualcosa di più di un nuovo padrone. Eppure, era proprio quello il problema. Murthin non concepiva l'idea di entrare in intimità con una donna di cui fosse il proprietario. Quel pensiero lo disgustava. Sorseggiò il vino sentendosi un po' più forte. Se una vita comoda, piena di lussi e piaceri, non lo attirava, allora che cosa voleva? Della sua famiglia non restava quasi più nessuno. C'era soltanto Lolla. Ma gli rimaneva pur sempre il suo lavoro, che amava. Non aveva intenzione di rinunciarvi. In città c'erano 3 cantieri in cui si stavano realizzando progetti suoi. Non era sopravvissuto alla morte nera per diventare un ozioso. Ricordò le sue ambizioni giovanili, il desiderio di costruire l'edificio più alto di tutta l'Inghilterra. Avrebbe ricominciato da quel sogno. Avrebbe superato la perdita di Silvia, dedicandosi ai suoi progetti architettonici. Si alzò per andarsene. Lena gli gettò le braccia al collo. «Grazie per aver detto che penserete ai miei figli». Lui le carezzò la schiena. «Sono i figli di Alessandro», la rassicurò. A Firenze i figli degli schiavi non diventavano a loro volta schiavi. «Da grandi saranno ricchi». Si liberò con dolcezza da quell'abbraccio e scese le scale. Tutte le case avevano le porte chiuse e le imposte accostate. Sui gradini di qualche abitazione vide sagome avvolte in sudari, senza dubbio cadaveri. In giro c'era poca gente, quasi tutti poveracci. La desolazione era impressionante. Firenze era la più grande città del mondo cristiano, una vivace metropoli commerciale che ogni giorno produceva migliaia di yard di finissimo tessuto di lana, un mercato in cui si pagavano enormi somme di denaro, basandosi sull'unica garanzia di una semplice lettera d'Anversa o sulla promessa verbale di un principe. Attraversare quelle vie deserte e silenziose era come vedere un cavallo azzoppato che non riusciva a rialzarsi. Una forza immensa, di colpo ridotta a nulla. Murthin non incontrò nessuno dei suoi conoscenti. I suoi amici stavano chiusi in casa, immaginò, perlomeno quelli che erano ancora vivi. Si recò dapprima in una piazza del vecchio quartiere romano, dove stava costruendo una fontana per il municipio. Aveva escogitato un complesso sistema per riciclare quasi completamente l'acqua durante le lunghe estati di siccità. Ma quando giunse nella piazza, notò subito che il cantiere era deserto. Le tubature erano state interrate, coperte, prima che lui si ammalasse. Ed erano anche già iniziati i lavori per la gradinata e muratura che avrebbe circondato la base della fontana. Tuttavia, le pietre impolverate e abbandonate gli fecero capire che da parecchi giorni nessuno era andato a lavorare. Un mucchietto di calcina su un asse di legno si era indurito e quando lui gli diede un calcio, sollevò una nuvoletta di polvere. C'erano addirittura degli attrezzi abbandonati per terra. Era un miracolo che nessuno li avesse rubati. La fontana sarebbe stata stupenda. Nella bottega di Murthin, i migliori artigiani della città stavano scolpendo la parte centrale. O almeno avrebbero dovuto. Per Murthin fu una delusione constatare che il lavoro era stato interrotto. Non era possibile che gli operai fossero tutti morti. Forse stavano semplicemente aspettando di vedere se lui si sarebbe ripreso. Quello era il meno imponente
dei suoi lavori in corso, per quanto il più prestigioso. Murthin lasciò la piazza e si diresse a nord per ispezionarne un altro, ma era preoccupato. Non aveva ancora incontrato qualcuno che conoscesse abbastanza da chiedergli informazioni sulla situazione. Che cosa restava del governo della città? La peste si stava esaurendo o era ancora in fase crescente? E che succedeva nel resto d'Italia? Una cosa per volta, si disse. Stava costruendo una casa per Guglielmo Caroli, il fratello maggiore di Buonaventura. Doveva essere un vero palazzo, con un alto portone frontale, costruito attorno a una grande scala, più ampia di alcune vie della città. Il muro del pianterreno era già in piedi, la facciata era leggermente svasata nella parte inferiore e questo dava l'idea della fortificazione. Ma nei piani superiori ci sarebbero state elegante bifore a sesto acuto, con archi trilobati. L'edificio avrebbe dato l'idea che i suoi abitanti fossero potenti e al contempo raffinati, proprio come desiderava la famiglia Caroli. I ponteggi per innalzare il primo piano erano già pronti, ma non c'era nessuno al lavoro. Avrebbero dovuto esserci 5 muratori. Invece l'unica persona presente al cantiere era un uomo anziano che fungeva da custode e viveva in una casupola di legno sul retro. Murthin lo trovò che si cucinava un pollo. Quell'idiota aveva usato costosissime lastre di marmo per improvvisare un focolare. «Dove sono tutti?» chiese Murthin bruscamente. Il custode balzò in piedi. «Il signor Caroli è morto!» E suo figlio Agostino non pagava gli operai, perciò quelli che non sono morti se ne sono andati. Era un colpo terribile. La famiglia Caroli era una delle più ricche di Firenze. Se perfino loro ritenevano di non potersi più permettere un palazzo, la crisi doveva essere davvero seria. Dunque, Agostino è vivo? Sì, maestro, l'ho visto questa mattina. Murthin conosceva il giovane Agostino. Non era intelligente come suo padre o suo zio Buonaventura e cercava di rimediare mostrandosi molto cauto e conservatore. Non avrebbe ricominciato i lavori finché non fosse stato certo che le finanze della famiglia non avessero subito tracolli in seguito alla peste. Comunque, Murthin era convinto che il suo terzo e più importante progetto non fosse stato interrotto. Stava costruendo una chiesa per un ordine religioso molto ricco e caro ai mercanti fiorentini. Il cantiere era in Oltrarno, così attraversò il nuovo ponte. Il ponte era stato terminato appena 2 anni prima. Murthin ci aveva lavorato, agli ordini del progettista principale, il pittore Taddeo Gaddi. Quando le nevi si scioglievano in primavera, il ponte doveva reggere una corrente impetuosa e Murthin aveva collaborato alla progettazione dei piloni. Attraversandolo, osservò sgomento che tutte le botteghe degli artigiani lungo il ponte erano chiuse. Un altro cattivo segno. Sant'Anna dei Frari era il progetto più ambizioso che avesse mai realizzato. Era una grande chiesa, simile a una cattedrale, anche se non aveva niente a che fare con quella di Kingsbridge. In Italia esistevano sì cattedrali gotiche, ma gli italiani non amavano l'architettura francese ed inglese. Consideravano i finestroni e i contrafforti rampanti come feticci stranieri. L'ossessione per la luce, che aveva un senso nella cupa Europa nord-occidentale, pareva una perversione in Italia, dove c'era sempre il sole e la gente cercava l'ombra e il fresco. Gli italiani si identificavano con l'architettura dell'antica Roma. A loro piacevano le facciate che terminavano in un timpano e gli archi a tutto sesto, e invece delle elaborate sculture esterne,
preferivano disegni creati accostando pietre e marmi di colori differenti. Ma con quella chiesa, Mirthin aveva intenzione di sorprendere anche i fiorentini. La pianta consisteva in una serie di quadrati, ciascuno sormontato da una cupola, 5 in fila e 2 a ciascun lato della crociera. In Inghilterra aveva sentito parlare delle cupole, ma non ne aveva mai vista una fino a quando non aveva visitato la cattedrale di Siena. A Firenze non ce n'erano. Il clerestorio avrebbe avuto una fila di finestre rotonde dette oculi. Invece dei sottili pilastri tesi a raggiungere il cielo, la sua chiesa avrebbe avuto dei cerchi, completi in se stessi, che esprimessero la stessa concreta autosufficienza che caratterizzava i commercianti di Firenze. Con dispiacere, ma senza stupore, Mirthin vide che sulle impalcature non c'era nessuno, né gli operai che spostavano le grandi pietre, né le donne che preparavano la calcina, mescolandola con spatole enormi. Il cantiere era silenzioso come gli altri due. Tuttavia, in quel caso, era sicuro di riuscire a far ripartire il lavoro. Un ordine religioso aveva vita propria, indipendente dai singoli individui. Girò attorno al cantiere ed entrò nel convento. C'era un gran silenzio. In un luogo del genere la cosa non stupiva, naturalmente, ma in quel silenzio c'era qualcosa che lo innervosiva. Passò dal portico alla sala dove i visitatori attendevano di entrare. Di solito c'era sempre un frate che studiava le scritture aspettando i visitatori, ma quel giorno la stanza era deserta. Assai preoccupato, Mirthin aprì un'altra porta e si ritrovò nel chiostro. Anche quel luogo era deserto. «Ehi!» gridò. «C'è qualcuno?» La sua voce echeggiò tra gli archi di pietra del porticato. Perlustrò il convento. I frati se n'erano andati tutti. In cucina trovò 3 uomini seduti a tavola che mangiavano prosciutto e bevevano vino. Indossavano gli abiti sontuosi dei mercanti, ma avevano i capelli arruffati, la barba incolta e le mani sporche. Erano poveri che avevano preso i vestiti dei morti. Quando Mirthin entrò, lo guardarono con aria colpevole, ma anche di sfida. «Dove sono i confratelli?» domandò lui. «Morti!» gli rispose uno degli uomini. «Tutti?» «Sì, hanno curato i malati, perciò sono stati contagiati.» Mirthin si accorse che l'uomo era ubriaco, ma era evidente che stava dicendo la verità. Quei 3 sembravano troppo a loro agio lì nel monastero, mentre mangiavano le provviste dei frati e bevevano il loro vino. Chiaramente sapevano che non c'era più nessuno che potesse rimproverarli. Mirthin tornò al cantiere della chiesa. Le mura del coro e i transetti erano finiti e si vedevano già gli oculi del clerestorio. Si sedette al centro della crociera, tra mucchi di pietre, e guardò il suo lavoro. Per quanto tempo sarebbe rimasto fermo questo progetto? Se tutti i frati erano morti, a chi sarebbe andato il loro denaro? Per quello che ne sapeva lui, non facevano parte di un ordine più grande. Il vescovo, o forse il papa, avrebbero potuto avanzare pretese sull'eredità. Ci sarebbero voluti anni per risolvere una simile questione legale. Quel mattino aveva deciso di gettarsi nel lavoro per curare la ferita infertagli dalla morte di Silvia. Ma adesso era evidente che almeno per il momento non aveva di che occuparsi. Da quando aveva iniziato ad aggiustare il tetto della chiesa di St. Mark a Kingsbridge 10 anni prima, aveva avuto sempre almeno un edificio in costruzione. Senza, era perduto. Si sentì invadere dal panico.
Al suo risveglio aveva trovato la sua vita in frantumi. Il fatto di essere improvvisamente diventato molto ricco rendeva solo più spaventoso quell'incubo. Della sua esistenza precedente restava soltanto Lolla. Non sapeva neanche dove andare a quel punto. Alla fine sarebbe tornato a casa, ma non poteva passare tutta la giornata a giocare con una bambina di 3 anni e a parlare con Maria. Perciò restò lì dov'era, seduto su un disco di pietra intagliato, destinato ad essere la base di una colonna, guardando là dove avrebbe dovuto esserci la navata centrale. Mentre il sole tramontava e il pomeriggio volgeva al termine, Merthyn iniziò a ricordare la malattia. Era stato sicuro di morire. Erano talmente in pochi a sopravvivere che lui non si aspettava certo di essere tra quei fortunati. Nei momenti di maggior lucidità aveva ripensato alla sua vita come fosse giunta al termine. Ed era arrivato a una vera e propria rivelazione. Lo sapeva, ma non era ancora riuscito a ricordare di cosa si trattasse. Adesso, nella quiete di quella chiesa incompiuta, rammentò che aveva concluso di aver fatto un solo enorme sbaglio nella sua esistenza. Di che cosa si trattava? Aveva litigato con Elfric, aveva fornicato con Griselda, aveva rifiutato Elizabeth Clark. Tutte quelle decisioni gli avevano procurato dei guai, ma nessuna poteva essere considerata l'errore cruciale di una vita. Steso sul suo letto in un bagno di sudore, tormentato dalla tosse e dalla sete, aveva quasi desiderato di morire. Eppure qualcosa lo aveva tenuto in vita. E in quel momento ricordò che cosa fosse. Aveva desiderato di rivedere Caris. Quella era per lui la ragione di vita. Nel delirio aveva visto il suo volto e aveva pianto straziato dall'idea di morire lì, a così tante miglia di distanza da lei. L'errore della sua vita era stato lasciarla. E mentre finalmente riacciuffava quell'elusivo ricordo e comprendeva l'accecante verità di quella rivelazione, si sentì pervaso da una strana felicità. Non aveva alcun senso, rifletté. Lei era entrata in convento, aveva rifiutato di vederlo e di dargli spiegazioni. Ma la sua anima non era razionale e in quel momento gli diceva che loro due dovevano vivere nello stesso luogo. Si domandò che cosa stesse facendo Caris mentre lui era seduto in una chiesa costruita a metà in una città falcidiata dalla peste. Le ultime notizie che aveva avuto risalivano a quando lei aveva preso i voti di fronte al vescovo. Una scelta irrevocabile, o almeno così era di solito. Caris però non aveva mai accettato regole stabilite da altri. D'altro canto, quando era lei a prendere una decisione, era impossibile farle cambiare idea. E senza dubbio, Caris si era impegnata a fondo nella nuova vita. Ma non faceva alcuna differenza. Lui voleva rivederla. Non farlo sarebbe stato il secondo enorme sbaglio della sua vita. E adesso era libero. Tutti i legami con Firenze erano stati spezzati. Sua moglie era morta, così come tutti i parenti acquisiti con il matrimonio. A parte 3 bambini. La sua unica famiglia era la figlia Lolla, che avrebbe portato con sé. Era così piccola che si sarebbe resa conto appena del cambiamento. Era un passo estremamente impegnativo, si disse. Prima di tutto doveva far approvare il testamento di Alessandro e stabilire come provvedere ai bambini.
Agostino Caroli lo avrebbe certamente aiutato. Poi avrebbe dovuto trasformare i suoi beni in oro e farlo trasferire in Inghilterra. Anche per quello poteva appoggiarsi ai Caroli, che avevano una fitta rete di contatti internazionali. La cosa più preoccupante era il lunghissimo viaggio da Firenze fino a Kingsbridge, attraverso tutta l'Europa. E senza avere la minima idea di come lo avrebbe accolto Caris al suo arrivo. Era ovviamente una scelta che richiedeva un'attenta e profonda riflessione. Merthyn decise in un attimo. Sarebbe tornato a casa.